È un inizio con handicap per noi, perché poi insomma, partire nelle partite o lavorare sempre così, emergenza con certi giocatori, soprattutto in alcuni ruoli e con alcuni giocatori di un certo livello, di una certa esperienza, è per noi stato un handicap, però non deve essere un attenuante. Così come ho detto prima di Bergamo, penso agli 11, penso a quelli che sono a disposizione, penso alla squadra e a quello che abbiamo sotto le mani, così a tirare il meglio, a dare il massimo che è nelle nostre possibilità. Le prestazioni non sono mai casuali, poi il risultato è casuale, dipende da tante situazioni. Io insisto che, insomma, con i ragazzi a fare le prestazioni, poi a lungo andare quando ci sono le prestazioni, cioè una volta può andare male, però poi alla lunga il risultato arriva, quindi io piacerebbe continuare a vedere la crescita della squadra, sia come mentalità, soprattutto come mentalità, e al di là con grande rispetto degli avversari, però quando c'è da far male agli altri senza timore reverenziale, quando c'è da soffrire bisogna soffrire. Quindi crescita di personalità di partita in partita. Il discorso non voglio legare l'atteggiamento alla squadra a una singola situazione tattica, perché tante situazioni poi dipendono dai giocatori, dall'interpretazione, dalle caratteristiche dei giocatori che saranno in campo. Come gestirà le forze in questa settimana, visto che Gubbio giocherà 3 partite in 8 giorni? E questo dovremmo abituarci a questo, perché ci sono 10 turni infrasettimanali e sono tanti. Bisogna insistere anche per noi, per l'ambiente, che in queste partite, in questi tour de force, dovremo fare molta attenzione particolare a gestire le risorse sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista psicologico.